ricordare Alfredo in questo momento è bello da una parte, e devo dire che fa male dentro da un'altra, perché è stato un nostro punto di riferimento per gli anni migliori della carriera sportiva, ma è stata una persona anche che ci è stato vicino anche nella nostra crescita. Alfredo è stato qualcosa di indescrivibile per ognuno di noi. Io credo che i ciclisti, i corridori, o definiamoli campioni, che hanno avuto a che fare con lui siano persone estremamente fortunate. Io ero giovane, sono entrato nella prima nazionale con Alfredo a 19 anni e mi è stato vicino sempre, ma non tanto per i suggerimenti e le tattiche di corsa, perché lui era un maestro di vita. Alfredo ha fatto parte di una generazione che ha costruito e ricostruito l'Italia, e naturalmente la sua esperienza è stata determinante per la costruzione di una linea sportiva di questa nazione. Ha avuto a che fare con i più grandi campioni e i più grandi campioni hanno imparato molto da lui, sotto il profilo sportivo ma anche sotto il profilo umano. La sua bontà, la sua schiettezza, chiarezza, onestà è quella che ti coinvolgeva e ti portava a crescere naturalmente in quelle che erano i valori importanti. Non dimentichiamoci che spaziava trasversalmente dalla cultura, dalle poesie, dalle letture all'insegnamento su come allenarsi. Persona che ha contraddistinto tutta la sua vita per i valori positivi dello sport, ma non solo. Come sindaco di Sesto voglio ricordare anche l'impegno civile, sociale di Alfredo, che ha avuto la fortuna di incrociare un pezzo della sua vita con la straordinaria esperienza di Alfredo Martini. Sa quanto tenesse all'aspetto sociale, civile anche del suo impegno, l'impegno con la scuola, con le istituzioni. Guarda, sei nato in un giorno speciale per la Toscana, perché il 18 febbraio è il giorno in cui è morto Michelangelo Buonarroti nel 1564, è morta l'elettrice palatina, l'ultima dei Medici. Lui sorrideva e diceva: ma io sono una persona umile, lo sai. Ecco, la sua umanità, la sua modestia, il suo essere uomo del popolo, che riusciva a trasmettere dei valori straordinari, è quello che per me conta prima di tutto. Martini, diciamo che è stata la storia del ciclismo della nostra epoca, e per noi ha rappresentato molto, ha rappresentato, diciamo, un padre che ci ha sempre seguito in tutti i mondiali che abbiamo fatto, ed è grazie a lui che siamo riusciti a vincere i mondiali che poi abbiamo ottenuto. Io devo ricordare una persona saggia che ha fatto tanto bene al nostro movimento, ha fatto tanto bene alle squadre scelte da lui e gestite da lui, perché ci potevano essere tante teste calde tra di noi, però lui aveva sempre il modo e la maniera per diventare amici e soprattutto compagni di squadra. Manca tanto, però io ho avuto la fortuna di aver fatto praticamente tutta la mia carriera assieme a lui. E tralasciando l'aspetto tecnico del commissario tecnico, però quello che mi ha dato, e ricordo sempre con grande piacere, e mi ha dato qualcosa nella vita, è che l'insegnamento di essere sempre riflessivo, di non addossare le colpe quando magari non le hai per scaricare le problematiche, e non essere arrogante. E sono delle cose che mi sono portato poi nella vita, nella famiglia. Manca molto, Alfredo manca molto, e siamo qui per festeggiarlo. Io penso che ciclisticamente mi abbia dato parecchio, ecco, la sfortuna di essere l'ultimo di tutti questi campioni e di averlo vissuto un po' meno degli altri, quindi un po' di invidia c'è, però mi ha dato tanto. Noi, oltre a essere sempre stato Alfredo nel mondo del ciclismo, per noi era un riferimento di vita. A volte avevamo anche delle visioni diverse, ma a lui piaceva confrontarsi, piaceva capire il personaggio, piaceva conoscerlo bene. Credo che la bravura di Alfredo sia stata questa, quella di saper cogliere
i punti deboli, i tasti giusti per poter farci andare d'accordo. Ricordo le riunioni che facevamo i giorni prima, non c'era solo una riunione, c'era un paio di riunioni dove toccavamo tutti i punti, toccavamo tutti gli avversari. Lui aveva un quadernone dove ci elencava: questo ha vinto di qua, l'altro ha vinto di là, e quindi ci analizzava un po' tutti gli avversari. E poi ovviamente tante volte ci rendevamo conto che gli avversari li avevamo in squadra fra di noi, e quindi ed è in quel momento che arrivava, diciamo, la sua capacità, la sua diciamo bravura di gestirci, no? Quando mi chiamava Peppino, vuol dire che c'era, voleva dirmi qualcosa di particolare, e prima o poi io e lui avremmo avuto una discussione. Ecco, quando mi chiamava così è perché doveva chiarire qualcosa. Che bei momenti. Un uomo che, oltre che campione, oltre che i valori ciclistici che sono stati ricordati, per tutti noi che l'abbiamo conosciuto è veramente una testimonianza straordinaria come uomo, nei valori che riusciva a trasmettere soprattutto alle giovani generazioni. Credo che ognuno di noi ha un po' di Alfredo Martini con sé. È stata una vita che io rifarei se avessi la bacchetta magica per tornare indietro. Non saprei cosa fare di meglio di quello che ho fatto.